Allora, d'accordo. Voi entrate, attraversate il palcoscenico, depositate questo leggio sotto la luce e poi ve ne andate dalla parte opposta. Vediamo. Può andare. Voi invece aspettate 10, no, diciamo 8. 8 colpi di metronomo, poi stessa cosa. Entrare, attraversare, posare i fogli sul leggio. E via. Tra 10 minuti si comincia. Lo so che sei venuto a Bruxelles per applaudirmi, ma questi sono soltanto i miei giochetti preliminari. Ti disgustano? Anzi, ammiro la pazienza e la costanza con cui continui a costruire il tuo personaggio. Ma ne hai ancora bisogno? All'inizio per forza. Dovevi cercare di essere quello che volevano gli altri. Ma il mondo cambia. Cambiano i re, cambia la gente. Non sei più il fenomeno strano, il virtuoso folle esibito dai tuoi mecenati ai loro cortigiani. A questo mi sono ribellato io già da 30 anni. Non sei riuscito ancora ad avere con questo pubblico un rapporto naturale, ecco, lo lusinghi e lo tiranneggi. A volte ti fai strapagare senza concedere... Che cosa? I bis? Ma io mi stanco, non lo capite? Le fibre del violino invecchiando migliorano. Un vecchio violinista no. E i chirurghi sono molto meno scrupolosi dei liutai. Vedi... Le mani, per esempio. Questa sera non potrei. Mancano di elettricismo. Dovresti smettere per un po'. E scrivere. Questo sì. Dovrei scrivere di più. Comporre qualcosa di importante che resti. E non è ancora venuto il momento. O Parigi... A Parma la duchessa Maria Luigia che mi vuole. Ecco, la villa di Parma. Prima me la compri e prima la smetto di girare come un pazzo. Ma prima, comunque, dovresti andare a Genova. La tua madre. Lo sai quanti anni sono che non ti vede? Non sta bene. Sai, è una donna malata. Io le ho scritto. Ma se non ci sei tu, là, con lei, che leggi? Guarderà la lettera come qualcosa di misterioso, penserà che ci siano cattive notizie. O magari andrà a farsela leggere dal prete, che poi... No, no, in questo momento a casa c'è Achillino per le vacanze di Natale. Ti aspetta. Quindi, cara madre, non preoccuparti per me. Sto meglio che posso, perché tu sia tranquilla. E fai lo stesso, per favore. Noi non siamo gente che si butta giù. Io devo essere Paganini, e tu devi vivere bene ed aspettarmi. Non arriverà tanto presto. Arriverà tardi. Nonna! Sembri lui. Gli somigli tanto. Nicolino. Io ho voluto che tu diventassi famoso. Scusami, bambino mio. Non pensavo che fosse tanto pericoloso. Ma cosa dici? Lo so, caro. Perché ti spaventi? Dicevo... Già, forse hai ragione. Mi sono... confusa. Ho la testa un po' confusa. Ma non devi spaventarti, piccolo. Pensa... che stanotte ho sognato che Nicolò, il tuo papà, aveva paura. Era piccolo come te e mi diceva: mamma, voglio andare in mezzo alla gente a suonare il violino. Tienimi qua con te. Non farmi andar via. La gente è cattiva. Cattiva.
Pasolini ha voluto bruciare il teatro. E chi dice che non l'abbia fatto apposta? Signori, signori, io sono stato pompiere. Oh, anzi, capitano dei pompieri. Oh, direttore. Te lo giuro. Quindi me ne intendo. Per questa volta il vostro teatro se la cava con una strinata senza importanza, era solo un avvertimento. La gente può ridere quando io entro in scena, mi fa piacere. Ma se quando io alzo l'archetto il pubblico non si sbriga a fare silenzio... Fuoco e fiamme! Ecco, del resto la notizia correrà di gazzetta in gazzetta. E quando arriverà a Parigi o a Londra sarà più o meno questa. Niccolò Paganini ha dato fuoco deliberatamente a un teatro di Bruxelles in seguito al folle gesto. Tutti gli orchestrali sono rimasti gravemente ustionati. La vendetta del cielo volle che un preziosissimo Guarneri e due Stradivari del maestro fossero divorati dalle fiamme. Infernale! Ah, certo, tutto quello che faccio io è infernale. Volete sapere cosa hanno scritto una volta? Che a Milano, anni fa, avrei ucciso un curato per derubarlo. Sublime, eh? L'idea di scegliere un curato. Peccato che, controllando le date, questo curato l'avrei ucciso quando avevo 6 o 7 anni. Beh, ammetto di essere stato precoce, ma non come assassino. Buona cosa. A Vienna, un imbecille ha giurato di aver visto distintamente accanto a me un diavolo. Sembrava il mio fratello gemello, che in più aveva le corna e la coda. La coda, capito? E così di seguito. Un diavolo sulla mia spalla travestito da ammiraglio inglese, eccetera, eccetera. Ah, c'è poi un tale che ha scritto una commedia, si chiama Paganini in Germania. Ne combino di cotte e di crude. E la gente corre a vedere un attore qualsiasi che fa finta di suonare il violino. Ma chi è quel signore che sta suonando? Mi chiamo Berlioz. Hector Berlioz? Ma sapete che voi siete uno dei pochi che possono rinnovare la musica. Quello che stavate suonando... La Sinfonia Fantastica. Ma lo so, l'avete scritta voi. E ci sono le mie streghe lì dentro. È un sabba infernale. Tremendo. Voi avete capito che bisogna farla finita con quel tipo di musica che quando comincia si sa già dove va a finire. Il vecchio violinista Pugnani, un virtuoso come me, che tentava, voleva lasciare il segno, svegliare la gente, una volta mentre seguiva una sua composizione dedicata al Werther di Goethe, ha finito esplodendo un colpo di rivoltella nella sala da concerto. Bisogna accendere il fuoco, rompere i timpani. Troppo buono con me, maestro. Ma avete ragione, le nostre orchestre sono deboli, troppo abituate a seguire il tempo e nient'altro. Spesso suonano senza sentire quello che suonano. Dobbiamo rinnovarci. Non mi importa di essere il più grande violinista del mondo, non mi deve importare. Scriverò e dirigerò. Un solo rimprovero io devo fare a Berlioz. Di non aver scritto qualcosa per Paganini. Ma siamo ancora in tempo. Ma certo, evidentemente. Voi scriverete un concerto per Niccolò Paganini, ma non per violino. Per viola, ne ho acquistata una recentemente a Londra, del Guarneri. Sono senza parole, maestro. Le parole non servono. Voglio note. E dar fuoco ai teatri. Dite al signor Paganini che il signor David Alger ha altri impegni. Questa è la terza volta che io vengo per niente e sarà l'ultima. Vi prego, signor D'Angers, non offendetevi. Lo so, voi avete fatto ritratti a re e regine e nessuno vi ha mai trattato così. Vogliamo dire che Paganini è matto? È una semplificazione un po' inesatta. Ma è matto. Poco fa davanti a me ha fatto una cosa molto strana col violino. Ha tirato al massimo una corda, l'ha strappata con un colpo di archetta e quindi si è preso una bella strafilata in faccia. E come lo sapete? È un numero che ha già fatto. Ma perché?
Vuole impressionare. Ma certo, ma non lo fa solo per gli altri. Vuole soffrire e poi verificare se la sua antica ricetta è ancora valida. Dolore diventa musica e musica guarisce il dolore. Ma di che si tratta? Ipersensibilità ed iperestesia. Sente molto, troppo. Dolore e musica. In compenso è in grado di procurarsi uno stato quasi catalettico. A Praga, seduto su una sedia, ha sopportato in assoluta immobilità un'operazione estremamente dolorosa. Quindi è capace di lamentarsi di un dolore quasi immaginario e di non sentire un male che lo uccide. La catalessi è una fuga, un rifugio. La morte apparente che, secondo lui, esorcizza, scongiura la morte vera. Ti è piaciuta la mia diagnosi? Stupidaggine. Ritratto? Ma perché? Perché? 4. Me ne hanno tolti 4. Adesso me li faccio togliere tutti. I dentisti di Parigi sono i migliori del mondo, vero? Forza, facciamolo così, il ritratto. No. Voglio diventare un bel ragazzo. Mi farò mettere tutti i denti nuovi, vedrai. Eccoli. Altre accuse, altre calunnie. Ma cosa vogliono da me? Io non suono per gli imbecilli, non suono per gli scrocconi. Non sono una marionetta io. E non sono un'opera di beneficenza. Non mi vendo ora, non mi do gratis. Sono malato. Rovinato. I medici mi costano un occhio della testa e fanno di tutto perché la mia malattia duri tutta la vita, perché sono la vostra rendita io. Non ricordo che tu mi abbia mai pagato. Tu sei d'accordo con gli altri, fai i tuoi esperimenti sopra di me. Niccolò, devi calmarti. Io torno a Genova. Ma da chi? E non è matto. Rifiuta di ragionare. C'è una cosa precisa che in questo momento non vuol capire. Non vuole ammettere. Quando è arrivata questa? 2 ore fa. 2 ore fa ha saputo che sua madre è morta. Papà, ho paura. Non bisogna avere. È la paura che fa venire la malattia. Di che cosa hai paura? Della morte? Sì. Ma la morte è come la vita. Sta sempre intorno a noi. Bisogna vederla per imparare a non averne paura. Guarda. Guarda, guarda. Queste cose non le insegnano a scuola. Ma tutti hanno paura. Tutti. Ma noi no. Noi siamo diversi. Io sono Niccolò Paganini e tu sei mio figlio, capito? Sto male. Vieni, durati il naso. A Parigi, quando c'era il colera, io suonavo per loro. Stavano per morire. Eppure venivano a sentirmi. Improvvisavo su quelle facce. Ma non era musica di morte. Era la mia musica.
esaltazione, coraggio, vita. Respira forte. È aria di mare, buona. Vedrai che stai subito meglio. È vero che stai meglio? Adesso ti porto via. Via da Genova, via dai morti. Via dal colera. Qui non abbiamo più nessuno. Siamo soli. Ma guarda, senti, lo sai quante cose faremo. Voglio mettermi a scrivere. Ho tante idee. Voglio scrivere concerti. Sono 3 mesi che non tocco un violino, ma non importa, sai? A Parma avrò un'orchestra mia che eseguirà la mia musica. Io sono un compositore. Tu lo sai cos'è l'immortalità, Achillino? E così Germi, contro i miei ordini, ti ha mandato in un collegio di preti e non me l'ha detto. Non è vero, te l'ha detto, ti ha scritto e tu non gli hai risposto. Ma cosa dici? Sei tu che non gli hai risposto. Cosa credi di essere? Un martire cristiano in mano a un turco? Ti hanno detto che sono un indemoniato. E magari hai paura che io stia per buttarti nel fuoco. Guarda che così nel fuoco ci vai da solo e ti bruci il di dietro. Che stupido. Hai paura di me. Sei matto. Guarda, non sono un turco. Guarda cosa c'è nel mio Guarneri. C'è scritto Jesus, vedi? Per questo si chiama del Gesù. E ti pare che ci resterebbe sulla mia spalla? E che canterebbe come canta se io... Ti avevano detto che sono il diavolo. Comunque, se credi davvero che qualcuno debba salvarmi l'anima, se te la senti tu, ne riparleremo, d'accordo? Basta pentirsi all'ultimo momento. E se non si fa in tempo? Non ci credi ai miracoli. Faremo in tempo. Intanto io so che con 7 note si fanno cose che certo, scusami, non sono, ma sembrano proprio dei miracoli. Guarda, questa è musica mia, che un grande pianista ungherese, Liszt, ha trascritto per pianoforte. Lo sai che Liszt sta facendo proprio, come si dice, una vera rivoluzione nella musica e che ha detto a tutto il mondo che senza i virtuosismi di Niccolò Paganini, lui, Liszt, non l'avrebbe mai potuta fare la sua rivoluzione. Non mi capisci? Sono cose stupende. Ne vale la pena. Non vorresti provarlo? Non vuoi? La nonna diceva che si è molto infelici quando si diventa così bravi. Ne vale la pena. Te lo giuro. Sul violino del Gesù. No, no, no. No, non ci siamo. Io sono stato chiamato a Parma per fare di questa orchestra qualcosa di nuovo. Per cominciare, vi chiedo soltanto di stare svegli, chiaro? Poi cambieremo tutta la composizione dell'orchestra e avremo bisogno anche di nuovi elementi, ma intanto dalla lettera B. Clarinetto e fagotto, soli.
più anima, più vita, più calore. Questa è una frase appassionata. Ancora gli stessi. Sa suonare impari, ma non da me. Chi si sente troppo vecchio per tenere in mano uno strumento, se ne stia a casa, vada all'ospizio. Questa è musica mia e va suonata con la stessa fatica che ci ho messo io a scriverla. E non mi importa di quello che avete fatto finora. Non mi importa di quanto tempo ci vuole. Dovete suonarla come l'ho pensata io. Giuseppe! Giuseppe! Prendi un foglio di carta e scrivi. Scrivi. Egregio maestro Hector Berlioz, Parigi. Prendi l'indirizzo da qualche parte. Non è questo che volevo. Non l'ha scritta per me questa musica. La parte della viola quasi non esiste. Qualsiasi violino la può suonare al buio. Io non sono un orchestrale. Se me la scrivevo da me facevo meglio. E me la scrivo da me. Vedranno. Vedrà il signor Berlioz. Che cosa devo scrivere? Ma cosa vuoi scrivere? Ah, va al diavolo anche tu. Sì, signor commendatore. Ma di là c'è il signor Conte di San Vitale, che aspetta. Anche lui. L'ho visto alla prova che se la rideva con quegli altri due smidollati. Io non sono lo zimbello di questa nobiltà ignorante, imbecille, indegna di possedere una sovrana così buona. Maestro, il vostro concerto è stato rimandato. Non è decoroso rimandarlo ancora. Non dovete render conto a nessuno. Vi sbagliate. E poi l'ambasciatore di Germania parte. Con tutto il rispetto per l'ambasciatore e per voi, io dovrei proprio rimandare. E non mi dite il motivo. Vedete, l'orchestra non va. Bisogna rinnovarla completamente. I vostri tesorieri mi lesinano anche gli spiccioli. Non parliamo di denaro. Perché? Sappiamo benissimo che vi siete fatto venire da Londra una carrozza dorata, imbottita e riscaldata a più di 20 gradi. Io soffro molto il freddo, mi paralizza. Non sono invidiosa della vostra carrozza. Sono ansiosa invece di sentire un vero concerto di Paganini. Quando potremo sentire una vostra nuova composizione? Perché l'accademia che daremo mi sembra un po' vecchiotta, o non è così? Sarò sincero con voi. Sto tentando di scrivere. Non mi riesce. Su via, siate ragionevole. Lo sanno tutti che se voi volete siete di una fecondità e di una rapidità prodigiose. Sì. Io ho scritto musica su tutto. Prendendo spunto da tutto. Improvvisando. Ma è arrivato per me il momento di scrivere qualcosa di veramente importante. Adesso sono libero di farlo. E questo in qualche modo mi paralizza. Credo. È un momento di Rossini, per esempio. Non ha più scritto da quando non ha avuto più scadenze. Io ve ne ho data una. Ma io voglio scrivere qualcosa di nuovo, qualcosa che sia degno di noi. E vi sembra poco nuovo quello che state facendo? Mi sconvolgete l'orchestra e le finanze del Ducato. Su via, siate ragionevole. La mia specialità non è di essere ragionevole. Dovete fissare il concerto. Deve essere fatto entro una settimana. E non saremo pronti. E vuol dire che sarà un brutto concerto. In ogni caso deve essere fatto. Io volevo darvi il nuovo Paganini. E voi mi costringete ad espormi così. Impreparato. Insicuro. Sabato,
Il concerto è fissato definitivamente per sabato, maestro. Ferma, ferma! Giuseppe! La conosci? È molto bella, vero? Splendida. E mi guarda. Sì, pare proprio di sì. Anzi, vedi, quando uno è stato per mezz'ora con Maria Luigia, salvo il rispetto, crede di non esistere più. Quella donna non li vede più uomini. Compiango Napoleone e gli altri. Sono tutti connubi politici. Maria Luigia non è una donna. Questa neve non si squaglierebbe addosso a lei. Io invece... Quella è una donna. Non lo sai chi è? Sì, la contessina Olimpia Rezzoli, un'austriaca. Si dicono cose strane di lei. Che cosa? Strane? Non si sa molto. Troppa neve. Sono arrivato quando il concerto era già finito. Meglio per te. Ma non è vero. È andata benissimo. Sono un cugino di Niccolò. Mi chiamo Lazzaro Revizzo e vengo da Parigi a portargli notizie straordinarie. E pensare che se mi davano carta bianca avrei fatto nascere a Parma la più grande orchestra d'Europa. A Parigi ti danno carta bianca. Ma lui non mi vuol credere. Un baraccone. Un progetto pazzesco. E poi il nome. Casinò Paganini. Casinò. È assurdo, cosa vuol dire? Ma che baraccone? Ho visto con i miei occhi. Ho controllato tutto. Locali splendidi. I quattrini ci sono. Il pubblico non aspetta altro. A Parigi la crisi è finita. Non aspettano altro che un posto nuovo per divertirsi. Divertirsi con il mio nome? Ma no, che c'entra? Eseguiremo le novità più difficili. E poi dopo il concerto ci sarà da bere, da mangiare, da giocare. Questa nuova società di bottegai è ricchissima. Non capiscono niente di musica. E perché? Quelle dame di prima ne capivano qualcosa? Che cosa te ne importa? Li avrai ai tuoi piedi. Ma dove?
devono suonare. Beh, qualche volta. E facendoti pagare, si intende? Ne riparleremo. Sarai stanco. Non può smettere? Sei tu che lo tiranneggi? Non ti mischiare. Ti tiranneggio io? Loro non sanno i nostri progetti. Un bacio glielo dai al tiranno turco? Fammi vedere questa gola. Ah. E piantala! Giuseppe! Per te e Maria Luigia sono un relitto, un morto che cammina, ve ne accorgerete. Giuseppe, accompagna nelle loro stanze i signori. Giuseppe! Poi, vieni da me un momento. Si può fare? Per domani? Se è possibile. Non dovrebbero esserci grossi ostacoli. Mesi che mi supplica di venire a Parma e quando vengo non ce lo trovo. Adesso non posso più aspettare. Non ti ha detto quando torna? E vabbè, digli che deve solo firmarle e rimandarmele a stretto giro di corriere. Sono per la tua legittimazione. Presto sarà tutto a posto. Sei contento? Su. Ciao, eh? E ricorda di dare un bel bacione a papà. Ma che lino, ma cos'hai? Sei triste? No. Non parli mai? Studio molto. Dì a papà che non esageri, eh? Con la fabbrica del... Come? No, niente. Ah, di un po'. Ti piacerebbe venire a stare qualche giorno da noi? A Genova. Frau Hirsch dorme. Chi? La contessina Olimpia vi aspetta. Olimpia, bambina mia, c'è un violinista per te. Veramente un violinista? Sono Niccolò Paganini. Del resto voi siete venuta al mio concerto, però siete andata via prima che finisse. E avete fatto bene, ero pessimo, non mi sopportavo io stesso. Sono giorni che aspetto questo momento. Voi apparivate, sparivate... Speravo di incontrarvi in qualche salotto, ma invece niente. Come mai? Come mai vivete così sola, ritirata? Volete vedere? Thank you.
cosa c'è che non va? Che cosa dice Paganini? Dice che la sala da concerto è troppo piccola. E allora? Lui vorrebbe far abbattere i tramezzi, rifare le volte. È stato fissato un preventivo. Se facciamo altre spese non ci stiamo più dentro. Lo so, ma sapete, lui ci mette il suo nome. E la gente al casinò Paganini ci verrà per lui. Attenzione, signori. Non abbiamo ancora la licenza per la roulette e il baccarat. Questo è un tasto delicato. Non capisco. Dice che lui non è un croupier. Sì, ma il contratto lo firma. Sì, però non vuole l'ultima clausola. Ma bisogna pur precisare. Non vuole. Non vuole. Non vuole precisare quando suona e quante volte suona? No. Ma il pubblico deve pur sapere quando potrà sentirlo. Secondo lui il pubblico deve sapere soltanto che forse lo sentirà suonare. Può darsi che sia giusto, no? Come giusto? Così avremo sempre locali pieni. Mangeranno, berranno, balleranno, giocheranno e aspetteranno di sentire Niccolò Paganini. Non mi convince. Signori, a questo punto è necessario parlare con Paganini. Ma in questo momento ho paura. Cosa? Non sta troppo bene. Gli parlerò io. Ma quando? Già, quando? Domani. Forse anche stasera. Non vi preoccupate. Non dirlo a nessuno. Dio, che sofferenza. Stai molto male. No, la voce. Senti che stonatura. Io, Paganini, che stona. Non voglio farmi sentire così. Sarai tu la mia voce. Tu. Dai, Berlioz. Mostriamo ai nostri amici questo tempio dell'arte parigina. Ah, e spiega come mai la ditta Paganini ha chiuso prima di aprire. Gli è arrivato fra capo e collo il divieto per il gioco d'azzardo. E allora debiti, traffico di azioni. Insomma, se lui non suona falliscono. Il bello è che lui non suona. È chiuso in qualche buco qua dentro. Qualcuno lo ha visto fare il giro del giardino. Ma ancora il grand'uomo, il pazzo, non riceve nessuno. Si limita a mandare in giro dei bigliettini velenosi. Con tutta l'amicizia, Janelle. Un po' velenoso lo sei anche tu. Ti diverte vedere un Paganini che rischia di essere fatto a pezzi dagli affaristi e dagli uscieri? Ma andiamo, sarebbe ora. Lo dico, un personaggio sinistro lo è sempre stato. Ma fare il biscazziere col pretesto della musica è veramente troppo. Quindi che affoghino tutti, lui, i suoi compari, il suo violino. Beh, certo che io non ho neanche un vestito per presentarmi sul podio. E questo vecchiaccio ha fatto sperperare patrimoni per avidità. Cioè con la speranza di fare un colpo grosso. L'ultimo capriccio di Paganini è veramente squallido. Quindi basta. Si ritiri il signor Paganini paga niente e sparisca. Vai tu al posto suo, Berlioz. Facci sentire la viola dell'Aroldo. Non te l'aveva commissionata lui, che poi non si è neanche degnato di risponderti. Padre mi ordina di dirvi che la vostra musica è un prodigio. Morto Beethoven, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere. E io che ho gustato le vostre composizioni, credo mio dovere pregarvi di voler accettare il mio paterno omaggio di 20.000 franchi. Cosa gli è successo? Ha avuto un'eredità? Non capisco, forse cerca di rivoltare le carte, di fare colpo. Dov'è tuo padre adesso? Non posso dirlo. Perché? Non posso.
Ma io devo vederlo, parlargli, ringraziarlo. Credo che non voglia, glielo dirò io. Esageri sempre. Proprio qui dovevi ridurti, alle nuove terme. Perché no? È un posto adatto. Qui non ci sono né ricchi, né sani, né belli, né giovani. E ormai mi sento proprio un Don Giovanni. Se una statua mi invitasse all'inferno, è il momento giusto. Le siringature? Fatte. Soldi buttati. Non è vero. Stai meglio, rifalle. Però devi cambiare aria. Hai bisogno di mare, di un altro ambiente. Di un'altra giacca. Anche. Ma questo è un travestimento, vecchio estrione. Mica tanto. Quei ladroni del casinò mi perseguitano. Dicono che sono falliti per colpa mia. Danni e interessi vogliono 20.000 franchi. Ma tu li hai dati a Berlioz? Non mi volevi generoso. Sempre eccessivo, hai tutti i difetti. Avaro e megalomane. Non parliamone più. Io direi di pagare e farla finire. Ma da che parte stai? Ma io lo dico per te, tutto questo ti fa male, ti distrugge. Non ho un soldo. Ah, non hai un soldo. Dimentichi che conosco tutti i tuoi segreti. Quelli non si toccano, quelli sono di Achille. E il mio tesoro è un altro. La mia ultima voce. No, non leggerlo, disse, non leggerlo. Io credo di essere sulla strada giusta, ma devo continuare. Tentare. Mizzano, non farò altro. Comporre. Comporre. E guarire. Prima di queste due cose è difficile. La seconda è impossibile. Pianoforte? Vuoi farlo mettere lì?
Adesso lavoro da un forestiero. Non deve essere neanche tanto vecchio, ma è molto malandato. Ho paura che dovrò trovarmene presto un altro di lavoro. Poveraccio. Paganini si chiama. Era un uomo importante, se non ho capito male. Ha un figlio ancora molto giovane che suona sempre il piano, con una faccina che sembra lo abbiano condannato. Stanco. Abbastanza. Signor Paganini, forse non è niente, ma un tale in piazza mi ha chiesto di voi. Se siete Niccolò Paganini di Genova. Era un uomo tutto vestito di nero. Scappato, dobbiamo ricominciare da capo tutta la trafila. Su richiesta del viceconsole francese abbiamo un ordine di sequestro per la cura del fallimento Casinò Paganini a rivalsa dei soci. Questo è il documento. Mio padre dice che aspetta il suo avvocato, l'avvocato Germi. Non è questione di avvocati, la condanna è definitiva. Mio padre dice che questa è una casa in affitto, non abbiamo niente. Il pianoforte? È in affitto. E i violini? Non ce ne sono. Il signor Paganini non ha neppure un violino. Li abbiamo venduti. Non ci risulta. Comunque vedremo. Non c'è niente! Ve l'abbiamo detto che qua non c'è niente! E mio padre sta male! Volete ammazzarlo? Io? Ho chiamato il medico, arriva subito. Sei andato sul serio? Ma tu fingevi, vero? Papà! Fino a domani mattina non si sveglia. È il calmante che gli ha dato il dottore. Io l'ho aspettato giù prima, dice che non deve uscire assolutamente, che bisogna tirare giù il sangue dal petto con delle colate di acqua calda, quasi bollente, alle gambe. E così guarisce? No, figlio, devo dirti la verità. È molto grave. Ma forse il dottore si sbaglia. Con mio padre non si capisce mai. No, mi dispiace, ma il dottore era sicuro del fatto suo. E così io ho avvertito il confessore. Voi siete cristiani, vero? Il confessore? Viene domani mattina, ho fatto male. Non so. Si spaventerà. Abbiamo lessato, papà.
permesso? Buongiorno, reverendo. Ecco, questo è il signor Paganini, che sta tribolando tanto e voleva mettersi in pace col signore. Scusate, ma io non capisco. Scusate voi, reverendo. Io e mio padre abbiamo imparato a capirci un po' a modo nostro. E il signor Paganini si è deciso? Il fatto è che non può parlare. E ridevate per questo? No, scusate, adesso vi spiego. Io ho detto a mio padre che la confessione poteva scriverla. Bene. In un certo senso lui mi ha detto che l'aveva già scritta. In musica. Mio padre è così che parla. Allora io torno domani. Grazie. Non avrà creduto che volessimo prenderlo in giro. Vuoi che suoni? Vuoi suonare tu? Vuoi che vada via? Jeremy. Vuoi che vada al porto a vedere se arriva Jeremy? Dici che arriva oggi. Allora, vado. Ciao! Thank you.